qualche minuto mi stava spingendo una signora. Dice: dai, vai, 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 abbia coraggio, voglio presentarmi. È una signora molto dolce, io sento che è una nonna. Mi faceva vedere delle pastiglie che prendeva per la sua cura, che era passato a casa nelle condizioni completamente normali, perché era passata attraverso la vecchiaia. Io vedo questi farmaci, piccoli pastiglietti, sono tutti di colori diversi. E lei con il dito cercava di, li contava, li spostava, perché in questo cercava di allenare anche le sue dita, che stavano diventando sempre più deboli. Infatti, mentre ero seduta lì, quasi non sentivo le mie dita. Per dare a lei un bicchiere d'acqua, lei non riusciva a tenere del tutto questo bicchiere, e allora c'era sempre qualcuno che le aiutava a bere, a mangiare. Era molto curata, perciò a casa aveva tutte le cure necessarie, c'erano delle persone, e lei non si sentiva mai sola, però non voleva pesare. Capiva che piano piano il suo corpo si stava lasciando, ma era pronta di andare dall'altra parte. Prendeva queste pastiglie, sento odore di questi farmaci, sento odore della persona che da tanto tempo che non usciva di casa, ma proprio per i motivi della salute. Però adorava questa casa e non le pesava a volte non uscire, però vedo che apre le finestre, entra l'aria fresca, però non era più in grande condizione di muoversi. C'è qualcuno che può riconoscere la nonna? Vi prego per favore di guardare che viveva a casa, non è necessariamente deve essere la casa vostra. Sì, per lei? Mia nonna era... Sì, è fantastico. Sì, proprio li contava, erano tutte colorate. Mi spingeva proprio a vedere quasi sul tavolo, io con il dito spostavo questi... Sì. Sì, mi fa vedere questa finestra che si apre. Sì, è fantastica. La nonna qua è piena di amore e voleva essere tanto essere riconosciuta. Perciò io ti chiedo scusa, Vittoria, perché mi spingeva a dire che voglio parlare. Molto carina. Porta un amore enorme, perché per lei, prima di tutto, è un ringraziamento, perché sei stata molto preziosa. Lei riconosce l'impegno, perché è stato veramente un vero impegno. Sì, è stato lungo. Lei riconosce queste cose. Veramente le pesavano queste sue condizioni, però ringrazio molto, ringrazio te, ringrazio la famiglia. Sta dicendo che sta bene, questo che è importante, perché sento ogni tanto il tuo pensiero: nonna, come stai? Hai detto che gli puoi parlare, okay? Le parla, perché qui per te, per tutta la famiglia. Mi sta dicendo che recentemente sei stata molto occupata, molto presa, e per favore ti dice: chiedi a qualcuno chi può prendere cura di te, perché sai, ogni tanto bisogna anche chiedere questo. Lei sa che tu ti arrangi molto bene da sola, sei molto indipendente, sei una ragazza bella, forte, però ogni tanto chiedi a qualcuno: mi puoi dare una mano? E vedrai che non ti diranno di no, va bene? Le prometti, perché vuole proprio che le prometti, va bene? Ok, ti saluto tanto di tutto il cuore, è fantastica, la nostra è fantastica.